Ciao, oggi vi volevo parlare di un altro mio hobby, di un'altra passione, che è il disegno. Io ho frequentato una scuola di stilista di moda parecchi anni fa e purtroppo poi non ho continuato perché all'epoca all'università ancora non era uscita questa materia. Adesso so che c'è un corso di design, però quando mi sono diplomata io no, c'erano soltanto scuole private e quindi io un po' abbandonato, e però comunque vi voglio far vedere i disegni che ho fatto quando andavo a scuola e qualcosa poi che ho fatto dopo. E poi vi voglio far vedere il bracciale, quello in brick stitch che avevo fatto vedere l'altra volta che è terminato. Però ho dovuto fare una modifica perché la signora che me l'ha comprato non le piaceva tanto la chiusura e quindi ho dovuto modificarlo. Il bracciale è questo, l'avevo già fatto vedere, ho detto che avevo preso, l'idea, il modello dal sito Capricci di Perline e che ho visto come si fa la tecnica del brick stitch sia dal video di Sara sia da un sito che ho trovato dove poi quando farò siccome ne devo fare un altro di questo vi faccio vedere come inizio e la sequenza dei colori perché me ne hanno chiesto un altro. Siccome una ragazza mi ha chiesto se potevo fare un tutorial su questo bracciale, ma vi faccio vedere come si inizia e poi vi metterò nel box il link dove c'è una dimostrazione animata di questa tecnica, fa vedere gli aumenti e diciamo, la lavorazione di tutto il bracciale, aumenti e diminuzioni e poi a un certo punto si lavora separatamente per fare il foro. Allora, questa è la chiusura che ha voluto la signora, questa che si apre con così con la calamita. Questa invece è quella che c'era prima. Ho fatto il triangolino e la barretta. Avevo pensato di fare una fascetta qui, un altro triangolo, unirli e farci l'orecchino. A proposito del bracciale, lo devo fare bianco trasparente e nero. Allora, stavamo dicendo a proposito di questo, ne devo fare un altro con diversi colori e mi serve il nero. Allora, dato che adesso comunque mi trovo bene con Hobby Perline e devo prendere altre cose solo per il nero, insomma, non posso fare l'ordine e quindi ho deciso di va bene, prendo questo colore al negozio, però l'avevano finito. Poi ho visto su una rivista che adesso anche la Macca, quello in via Napoleone III, ha l'edelica e quindi sono andata. A parte il colore non c'era, però 5 grammi costano, anche se l'avessi trovata non l'avrei assolutamente acquistata. Bene, adesso vi lascio alla carrellata dei miei disegni. Spero presto di poter fare il tutorial del bracciale e tempo per. E per il resto vi saluto e alla prossima, un bacione a tutti, ciao! Allora, questi li ho disegnati quando ballavo hip hop e ci serviva una giacca per il costume e quindi mi sembra che poi è stata questa qui la scelta. Questi sono gli altri vestiti che ho fatto. Sarebbe bellissimo poterli vedere sfilare in passerella, ma è un sogno che sicuramente non si avvererà. Questi disegni li ho fatti terminata la scuola, quando ero più tranquilla a casa. Senza l'angoscia
della professoressa che magari. Per chi ha frequentato questa scuola sa che i dettagli del viso non si fanno quasi mai, però a me piaceva comunque curare anche questi dettagli. So che in campo professionale comunque non si fa. Che poi questi li ho fatti tipo nel 96, tantissimo tempo fa, però qualcosa magari si può portare, questa diciamo dovrebbe essere una sposa, poi mi sono divertita a fare Pocahontas. Calcolate che se dovessi prendere una matita a mano non credo che riuscirei a rifare queste cose perché ho perso, sicuramente avrò perso la mano perché è tanto tempo che non dirigo i movimenti, non riesco a disegnare a comando. Questi li avevo disegnati per un lavoro, avevo visto un annuncio su un giornale, bisognava fare una collezione, solo che poi bisognava pagare e quindi non mi è sembrata una cosa tanto seria. Quando si deve pagare per lavorare, secondo me c'è qualcosa sotto che non va. Come un tempo leggevo Dylan Dog, mi sono un po' divertita a disegnarlo. Quando uscì da Sailor Moon, mi sono divertita a disegnare anche questo fumetto. Non so se ve la ricordate. I vari personaggi. I nomi non me li ricordo. Vedete, era il 96. Direi vi lascio con i Looney Tunes, con Bugs Bunny. O Bugs Bunny femmina. Non so se esiste. Casper, Titti, e questo non mi ricordo come si chiama, il gallo. Un bacione a tutte e spero presto con un prossimo tutorial.